insegnato come si può essere galantuomini nelle istituzioni. A mio padre, che mi ha insegnato a scrivere, ma soprattutto a scendere per piste difficili, anche se si sa a malapena scendere. Perché ciò che conta non sono le gambe, ma è il cuore. A mia madre, che ha portato la sua malinconia come la corona di una regina. A mia figlia Arianna, che tante volte mi ha dato il filo e per cui mi sono scoperta forte come mai avrei creduto. A David, che mi ha messo a repentaglio come nessuno in questa vita. A Pierre Latuada, che mi ha mostrato il sentiero della seconda parte della vita e fatto sentire cosa stavo perdendo della prima. All'amore, in tutte le sue forme e per tutte le sue vie. Al fiume, al vento e alle cime degli alberi. C'è un haiku che a me piace tantissimo, che dice: ad ogni cancello la primavera inizia dal fango sui sandali. Secondo me in queste pochissime parole c'è tutto. C'è il cancello, la soglia, l'interruzione, l'ombra e l'evoluzione e la trasformazione. Io in questi giorni ho avuto molto fango sui sandali, molta ombra, molta voglia di dire ma no, che cavolo sto facendo, lasciamo perdere tutto, eh? Molta paura, molta ombra, e credo che comunque questo accade appunto ad ogni passaggio cruciale dell'esistenza. Per me questo è particolarmente cruciale per ragioni professionali, ma ad ogni passaggio questo accade. E ora sento moltissima emozione, come d'altronde sempre in questi 5 anni di BTE, e la cosa che mi viene in mente subito è un modo dei greci, un'espressione greca che è pazza in mazzos, che viene tradotta di solito con comprendo attraverso il dolore, ma il pazzei non è solo il dolore, il pazzei è l'emozione a tutti i livelli del corpo-mente. In realtà è il pathos, è il sentire. Secondo me solo in questa espressione c'è già il senso del pensiero integrale, perché pensiero senza emozione è sterile, emozione senza pensiero è cieca. Quindi, allora, quando Pierre mi ha proposto questo argomento, che è la fenomenologia del sé, io tutto subito ho detto che meraviglia, filosofia, mi trovo. Appena ho cominciato a lavorare, mi sono messa le mani e i capelli, perché in realtà qua per fare una roba approfondita e corretta e dignitosa ci vogliono competenze di teologia, competenze di filosofia non solo occidentale di cui un pochino, ma anche orientale di cui non conosco niente, anni. Quindi mi sono sentita una perfetta apprendista, come mi sento una perfetta apprendista ancora adesso anche in BTE eccetera. Però comunque, come sono uscita da questa impasse? Facendomi guidare, nel senso che mi sono comportata, diciamo, come osciossi nella foresta. Ho cercato le tracce, ho cercato i punti di passaggio, ho ascoltato lo stormire delle fronde, e in questa maniera, attraverso poi la scrittura, che per me è un terreno nel quale mi sento a mio agio, si è creato un percorso, ed è come se questo percorso fosse in qualche maniera un percorso quasi transpersonale, perché si è creato quasi da solo. Cioè, ho letto tantissime cose, però la scelta e il disegnare il percorso ha avuto questo andamento. Questo ve lo dico come metodo, però consapevole del fatto, metodo che i greci dicono che è la via verso, però bisogna essere consapevoli del fatto, di quello che dice sempre Pierre, che il metodo è la via. Cioè, se tu sei su una via, il metodo corrisponde alla via, è la via, si identificano. Quindi questo in qualche maniera chiude il cerchio. Allora, in questa ricerca, alla fine poi ho scelto 3 autori più 2, insomma, comunque
e solo alcuni spunti di questi, perché altrimenti non si poteva, non si sarebbe neanche disegnato il sentiero. Come diceva il mio professore di filosofia all'università, la teoretica è un sentiero esposto, è un sentiero da alpinista, cioè puoi cadere giù da tutte le parti in qualunque momento, quindi è una scelta anche il sentiero, non è il tutto, non puoi. Però se è fatto in maniera con rigore intellettuale, con correttezza, può rispecchiare il tutto, può rappresentarlo. E qui, sempre quanto al metodo, ho cercato di essere attenta alle definizioni, attenta a definire le parole e a rendere chiaro da dove venivano le parole che stavo usando. Non per pedanteria, ma perché questo, secondo me, è la chiave per trasmettere un sapere e anche per consentire a qualcuno che magari legge e viene dopo di rifare lo stesso percorso e dire no, non ci siamo, io penso diverso, hai tratto conclusioni sbagliate. Quindi, fra gli autori che ho poi considerato, ovviamente il primo è Plotino, perché tutti lo conosciamo per essere quello che ha delineato il pensiero dell'uno. E allora io qui, solo in questo caso, vi propongo di leggervi una sua citazione e vi pregherei però di ascoltarla in senso transpersonale, non letterale, come, cioè togliendola da ogni contesto, come ascoltiamo le parole magiche quando siamo in... perché secondo me è un po' una parola magica questa. Allora, Plotino scrive: la visione dell'uno è al di là del sapere. La conoscenza di lui non si ottiene né per mezzo della scienza né per mezzo del pensiero, ma per mezzo di una presenza che vale più della scienza. Egli è ineffabile ed indescrivibile, e tuttavia noi parliamo e scriviamo per avviarci verso di lui, per destare dal sonno delle parole alla veglia della visione, come coloro che mostrano la strada a chi vuole vedere qualcosa. L'insegnamento non può riguardare soltanto la via e il cammino, ma la visione e tutta l'opera personale di colui che ha voluto contemplare. Egli non è lontano da nessuno, eppure è lontano da tutti. Egli è presente, ma presente soltanto a coloro che possono accoglierlo e che si sono preparati ad armonizzare, ad entrare in contatto con lui in virtù di una affinità e di una potenza, affinità e potenza, insita in lui, consustanziale a ciò che da lui deriva. Questo lui è il sé, cioè è l'uno, lui lo chiama l'uno. Allora, questa roba qua, se noi la leggiamo in senso filosofico, gnoseologico, vuol dire che l'intelligenza, l'intellegibile e l'atto dell'intellezione sono una cosa sola. E questo già è un grosso passaggio, perché è antico il pensiero ed è un passaggio forte. Poi però Plotino aveva una roba anche molto affascinante, secondo me, sul piano della vita quotidiana. Lui usava due termini in particolare. Uno sono aplosis, semplicità, essenzialità, e l'altro è un invito a quello che lui chiama a una sorta di distacco, afere panta, staccati da tutto. Queste due cose, poi c'è una bellissima metafora anche sulla semplicità e sulla presenza, queste due cose possono costituire un agguato, ovviamente, perché noi, se ci poniamo dal punto di vista del distacco totale, rischiamo di metterci, come diciamo sempre, sulla montagna. Invece la vita di Plotino è l'esempio concreto di come lui entrasse nelle cose, avesse un cenacolo di persone con cui discuteva e anche molti giovani che aiutava, e che comunque stava nel mondo, ma ci stava a partire da questa condizione di presenza assoluta con il sé o con l'uno, che abbiamo visto in questa maniera. Questo, secondo me, è una chiave importante che poi si ripresenta. Poi, a un certo punto, dopo Plotino, ho trovato una chiave di interpretazione storico-filosofica della mistica che chiamano apofatica, cioè la mistica di ciò di cui non si può parlare.
che è detta anche mistica speculativa per distinguerla dalla mistica cortese, quella dell'estasi. Allora, qui ci sono secondo me due autori che appunto che ho trovato sul sentiero che varrebbe la pena di ascoltare in parte. Allora, una è una donna, si chiama Margherita Porete, era del 1300, una donna di religione, anche se non una suora, che fu bruciata sul rogo per un solo libro che scrisse, che si chiama, al quale non vuole dare contraddizione, che si chiama Lo specchio delle anime semplici annichilate, dove solo nel titolo c'è tutto, perché le anime sono semplici perché sono in contatto diretto con sé e non hanno nessun tipo di determinazione, nessun tipo di cognizione, non hanno bisogno di nulla, e sono annichilate, cioè sono nella dimensione del nulla, dello zero totale. Lei poi fa un lavoro anche di ponte con l'amore, e probabilmente anche per questo l'hanno bruciata, perché comunque lei a un certo punto dice: nell'amore, nel nobile amore lo chiama, nel nobile amore non c'è bisogno neanche di cercare Dio, perché lo si è già trovato. Chiaramente questo non è piaciuto tanto, e hanno messo un po' di legnetti sotto il sedere. C'è poi un altro personaggio che invece, poiché era potente e diceva più o meno le stesse cose, perché erano anche coevi e anche probabilmente si conoscevano, ed era Meister Kant. Lui era potente, era un domenicano di rango elevato, era docente magister alla Sorbona, era ricco e veniva da una famiglia, insomma, il risultato è che non l'hanno bruciato, però i suoi libri li hanno messi all'indice, cioè non si potevano più leggere, no? Per molto tempo. E anche qui che cosa succede con Meister Eckhart? Che lui parla di molte cose, ma in particolare la chiave interpretativa di tutto è il distacco. Il distacco che è di colui che non vuole niente, non ha bisogno di niente, non chiede niente, non si attacca a niente, eppure anche per lui c'è il discorso. È molto chiaro, perché c'è proprio un frammento, un pezzo di sermone in cui dice: io non penso, non accetterò mai, non comprenderò mai, non sosterrò mai quelli che dicono che vogliono essere liberati dalle opere, perché non si è mai liberati dalle opere, bisogna stare nelle opere, da questo punto di osservazione, da questo punto di vista, da questa condizione dell'animo, che non è solo un punto di vista, appunto, è una condizione dell'essere. Poi ci sono due altri autori che ho sfiorato, ma che secondo me sono interessanti da un punto di vista proprio di piccoli spunti, e sono uno Eraclito, di cui noi in realtà sappiamo poco, perché sono tutti frammenti, insomma sappiamo quello che hanno detto di lui. Però Eraclito, nell'epoca in cui scriveva Eraclito, c'era un'idea di Logos che era letterale, cioè il Logos era parola, ordine, misura. Lui lo muove, cioè per lui il Logos diventa circolare, fluido, diventa l'eterno fluire delle cose. Poi Pantarei non l'ha detto lui, l'hanno detto dopo, però comunque tutti i suoi testi, tutti i suoi pezzi a questo richiamano, cioè il Logos non è più fermo, non è più una identificazione, per quanto sottile, è una circolarità, un continuo fluire. E come ultima cosa ho sfiorato Bruno, Giordano Bruno, che vabbè è diventato strafamoso, ma che comunque per esempio ha scritto una cosa bella e anche poco, forse poco nota, che è Degli eroici furori, dove lui tratteggia, descrive in modo, in forma anche di dialogo eccetera, una condizione di coscienza che è il furore eroico, che però, anche lì molto criticata al suo tempo, molto criticabile eccetera, che però è un furore che non è oblio ma è memoria, e parla a partire dalle amputate radici che germogliano. Quindi
Dove stiamo andando con tutto questo cercare? Ecco, io ho avuto la sensazione che noi siamo andati verso un logos che è diverso da quello che noi abbiamo imparato a conoscere in almeno 4-5 secoli di storia, no? Cioè noi abbiamo imparato a conoscere il logos analitico, non duale o comunque antinomico, principio di non contraddizione, questo è questo e non può essere quello. Il logos che ha ispirato tutta la nostra cultura, non solo la scienza in realtà. Questo tipo di logos è aporetico, nel senso che conduce a dei luoghi, a dei punti dai quali non puoi più procedere e rende anche un po' infelici in realtà. Cioè toglie l'aspetto dell'eros, toglie l'aspetto del movimento, toglie l'aspetto della fluidità. Questo è accaduto negli ultimi secoli, però il mio tentativo, che credo sia anche un po' il tentativo della BTE, è quello di cercare un ponte con quello che Pierre chiama sempre il versante scordato, no? Cioè c'è un altro pezzo di pensare, un'altra modalità di pensare, che è un pensiero integrale, dove, e non è solo il pensiero integrale appunto del sentimento, non è solo il sentimento, è il logos che cambia, poiché cambia il punto di osservazione, e cambia il punto di osservazione perché si pone a guardare da un punto di osservazione che non è l'umano e che non è neanche il pensiero, che è al di là di tutto questo e che comunque ricomprende tutto questo, la matrice essenziale senza la quale nulla si dà, ma che comunque esiste in tutto ciò che si dà e che orienta il nostro cammino. Allora, questi sono stati dei piccoli ponti. A questo punto si pone, secondo me, per un pensiero che noi vorremmo, credo, coltivare e portare nel mondo, si pone il problema della validazione. Cioè, noi come facciamo a dire che, perché fino adesso, cioè nel pensiero, diciamo, logico attuale, la validazione è il principio di contraddizione, l'esperimento, la cosa. Qui come facciamo noi a validare questo pensiero? Come facciamo a fare in modo che non sia segregato o in ambiti ristretti o addirittura magari nella follia, no? Cioè, come facciamo a dare un diritto, a legittimarlo e a dialogare con le accademie? Perché secondo me è giusto anche dialogare con le accademie, perché se noi non lo facciamo resteremo sempre segregati in qualche maniera. Allora, questa è la questione che io vi pongo, perché è una questione ovviamente di grandissimo rilievo. E la cosa che è sembrato a me di poter comprendere è che, poiché noi parliamo di epistemologia, e spesso noi parliamo di un'epistemologia del come se, no? Cioè noi agiamo come se e poi vediamo cosa succede. Allora, nell'epistemologia del come se, secondo me, potrebbe esserci la chiave della validazione. Cioè, quindi una validazione a posteriori, dopo che è successo, dopo che la cosa è accaduta, in che termini? In termini di armonia, di integrazione, di armonia sintattica, perché all'interno di un discorso semantico c'è un linguaggio, c'è un linguaggio dei concetti che si armonizzano fra loro, che poi se c'è circolarità e se i concetti si armonizzano, a un certo punto clic, capisci la lingua. Quindi un'armonia come se fosse, diciamo che la validazione potrebbe essere un'armonia di tipo sinfonico, cioè se noi riusciamo con questo tipo di pensiero a creare una sinfonia, cioè un rimando di suoni, di gesti, di sguardi, che sia armonico e che abbia il senso del bene, perché poi questo è il bene è l'armonia, non è altro, no? Il bene è, il male dal punto di vista ontologico non esiste neanche, il bene è una forma armonica. Ecco, se noi facciamo questo, secondo me abbiamo una chiave di validazione. Naturalmente è tutto aperto, sono, stando ad Osciossi, sono proprio dei pezzettini di, ma non sono neanche dei ponti, sono dei mini guadi piccoli, passo di là, magari il grande ponte con la cultura, diciamo,
dominante non c'è, io non lo vedo, però sono dei pezzi, ecco, quindi non so, io mi fermerei qui, vi ringrazio, spero di non avervi troppo.